Riccardo Della Sciucca, il primo interprete di Edgardo fu il tenore Gilbert Dupré, che poi battezzò anche Favorita e Poliuto. Che cosa richiede Donizetti al tenore in Lucia? Edgardo è sicuramente uno dei ruoli più belli che esistano, che siano mai stati scritti per tenore lirico, romantico, eroico. Donizetti chiede tantissimo al tenore in questo ruolo, è un ruolo molto difficile tecnicamente perché richiede una grande gestione, per arrivare alla fine dello spettacolo, perché, è un ruolo in crescendo, non bisogna diciamo dare troppo, non, ma allo stesso tempo per le pagine che scrive Donizetti per il tenore non è possibile risparmiarsi. La cosa in assoluto che vorrei sottolineare, secondo me, che rende ca molto caratteristico questo ruolo è che non ci sono mezzi piani nel ruolo, è un ruolo che passa dal piano al forte. E il ruolo di Edgardo è un ruolo, e questo musicalmente aiuta anche l'interpretazione e viceversa, cioè il ruolo è un ruolo di un personaggio non timido, ma di un personaggio che comunque è innamorato, è un personaggio innamorato, ma poi allo stesso tempo è un personaggio che ha continui scatti, una volta di gelosia, una volta di ira, una volta di vendetta verso la famiglia degli Aston. Quindi caratterizzare questi scatti che richiedono una grande tempra, sia vocale che appunto scenica, bisogna saperli caratterizzare e bisogna saper gestire tecnicamente questa cosa perché poi viene richiesto il conto alla fine dell'opera, perché come dicevo un ruolo in crescendo che ha le pagine più difficili alla fine dell'opera. Quindi è un ruolo bellissimo che può dare molta soddisfazione.